Allora, siamo nei locali del PCA, un'associazione che si batte contro le dipendenze, dove lavorano alcuni nostri compagni. E mi è stato chiesto da alcuni compagni di Firenze di dire qualche parola sulla scuola oggi. Abbiamo diviso l'intervento in due parti, una brevissima prolusione sulla scuola in generale, poi quello che sta succedendo in Versilia, anche se purtroppo crediamo che ciò che sta succedendo in tutta l'Italia. Cioè, cominciamo dicendo che la scuola pubblica non esiste più, perché non è più universale, uguale per tutti e non è nemmeno garantita la libertà dell'insegnamento. In pratica, nella scuola cosiddetta pubblica, oggi in realtà una scuola di Stato, si fanno progetti per fare progetti per fare progetti. Tutto viene schematizzato perché si vuole far entrare l'uomo, l'essere umano, in fogli di carta. La scuola è ridotta nei fatti a una specie di oratorio laico, dispensatrice di merendine di dubbia qualità e di una sorta di sapere oggettivo che segmenta, oggettivizza il sapere. In pratica non si vuole aiutare i ragazzi a crescere come uomini e donne liberi e critici, ma addestrarli a qualcosa, creare insomma, come ha scritto molto efficacemente un compagno, dei elementi docili per corpi docili, corpi da inserire in maniera critica nel mercato del lavoro. Allora, la nostra lotta deve essere per la rivendicazione della nostra dignità di lavoratori, lo sappiamo tutti che siamo insegnanti peggio pagati di tutta quanta l'Europa, che oltretutto siamo sempre più oberati da una burocrazia autoreferenziale stracciona, che ci scaraventa addosso prove semistrutturate, prove strutturate, prove di livello, prove parallele e tutte quelle surdità che sono capaci di partorire elementi perverse come quelle di tanti dei nostri colleghi. In Versilia, la punta di lancia della restaurazione nella scuola è rappresentata dalla CGIL e dal PD, con il valido aiuto di insegnanti di SEL e di Rifondazione. Sono loro che non accettano la lotta per la difesa delle scuole della montagna che vengono chiuse una dopo l'altra e infatti in appena un anno e mezzo è stata chiusa una scuola media a Pietrasanta, molto famosa e importante, lo Stacio Stagi, che preparava l'inserimento in una realtà importante, quella di un liceo artistico. È stata chiusa la scuola di Seravezza e la scuola elementare di Azzano, un piccolo paese delle Alpi Abruane. Noi abbiamo organizzato delle assemblee e un esponente di Rifondazione Comunista in un'assemblea ha detto parole testuali: difendere la scuola media di Seravezza è una battaglia di retroguardia. Il fatto è che tra gli insegnanti si è ormai massicciamente affermato una cultura che riduce in nome della razionalità e di una pedagogia che vede nella cosiddetta didattica laboratoriale il top dell'insegnamento. Gli studenti e le famiglie sono comunque ridotti in questa logica a clienti e si sa che il cliente ha sempre ragione. Stamattina sui quotidiani locali due scuole di Viareggio hanno acquistato, sicuramente a caro prezzo, ben due pagine intere per farsi pubblicità. Cosa dobbiamo fare noi? Innanzitutto una lotta sindacale estremamente complicata e complessa, anche perché gli insegnanti molto spesso sono una categoria estremamente refrattaria a lotte dure e forti e sono anche refrattaria a manifestazioni o anche addirittura a semplici scioperi. Bisogna però creare, secondo noi, un fronte unito. Formare collettivi misti di lavoratori della scuola, ATA, insegnanti, ma anche di studenti e di estendere tutta questa lotta e questa forma di organizzazione ai genitori. Proponiamo pertanto tre semplicissimi punti. Una lotta per la difesa delle scuole, di tutte quelle piccole scuole che sprezzantemente un dirigente della CGIL ha definito scuolette, che vengono chiuse e quando verranno chiuse significa desertificare culturalmente e socialmente tutto l'arco alpino e tutto l'arco appenninico, innestare una lotta contro il contributo volontario
In pratica i 150 o 150 euro, che dir si voglia, che vengano chiesti alle famiglie per spese generali, riaffermando così che la scuola pubblica è tale se viene mantenuta con la fiscalità generale, e non adottare i libri di testo. Non adottare i libri di testo significa infliggere un colpo mortale alla mafia delle case editrici. Sostituire questi libri di testo, che spesso e volentieri sono ritirati l'anno dopo della prima edizione, arricchiti o depurati di qualche scritto e di qualche fotografia, e ritornano sul mercato a prezzi maggiorati. Li dobbiamo sostituire con un materiale autoprodotto. Dobbiamo costruire, e non sarà facile, un movimento di questo genere, ma a nostro parere lì sta il problema, lì sta la difficoltà, ma lì sta anche la nostra unica possibilità.